Ho avuto un'interlocuzione istituzionale con la Procura, dalla quale ho avuto rassicurazioni sul fatto che tutti i cantieri, per quel che riguarda la Procura e per quel che riguarda le attività fatte, possono proseguire, tant'è che non c'è nessun provvedimento di blocco dei lavori da parte di un organo terzo. Pescara non si può fermare, non si ferma, non si fermerà, ci sono 100 milioni di euro di lavori in corso che devono continuare o devono iniziare. Questa è la risposta di Carlo Masci a quanto chiesto dal PD in sede di Consiglio Comunale. C'era parecchia amaretta. Oggi a Palazzo di Città la miccia è stata innescata da un'interrogazione circa le motivazioni che hanno spinto il sindaco a confermare la fiducia nel dirigente Trisi, travolto dall'inchiesta su presunte tangenti e uso di droghe anche all'interno degli uffici comunali, nonostante le evidenze emerse in aula attraverso gli atti pubblici. Ho mantenuto lo stesso nucleo di valutazione che c'era in precedenza. Quindi la valutazione è stata fatta non soltanto da un organo terzo, ma è stata fatta da un organo terzo nominato dal sindaco Alessandrini. Io non posso valutare i dirigenti e alza la voce in aula verso le opposizioni invitandole allo studio della legge Bassanini. L'indirizzo politico è una cosa, il gestionale un'altra. Mi posso prendere una responsabilità generale come amministrazione e tengo a specificare che nessun politico è stato colpito da questa vicenda in un anno di indagini. Un consiglio particolarmente acceso, a lei se l'aspettava? In parte sì, perché loro sono molto deboli in questo momento, in quanto, come abbiamo scritto in questa interrogazione, per 4 anni ci sono stati tanti segnali con i quali era noto, era evidente che ci fossero problemi di carattere amministrativo dentro il settore dei lavori pubblici. Non parliamo chiaramente dei contenuti delle indagini, bensì di problemi di carattere amministrativo che sono emersi pubblicamente. Viale Marconi ne è una prova molto evidente. Eppure il sindaco ha risposto in maniera molto debole, dicendo che c'è la Bassanini, dicendo che lui non ha responsabilità diretta su quello che avviene sui dirigenti, quando il dirigente è proprio l'uomo di fiducia scelto dal sindaco proprio per questo incarico. Che deve essere una difesa molto debole che dimostra proprio quanto loro in questo momento siano in difficoltà, ed è per questo che noi crediamo che di fronte al blocco totale della città sia meglio subito il commissariamento.